Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle ultime letture che ho fatto. Sono libri e fumetti letti a dicembre, un po' a inizio gennaio, quindi c'è un po' di tutto. Di alcune cose magari vi ho già parlato sul blog, magari ho fatto la recensione, quindi andrò un pochettino veloci su queste letture, però ci tenevo comunque a dirvi i miei pensieri al riguardo. Il primo libro di cui voglio parlarvi è in realtà una raccolta di fiabe, ovvero Fiabe Lapponi. Sicuramente avrete già visto questo libro sui miei social o sul blog, perché l'ho fotografato e ne ho parlato tantissimo attorno a Natale, perché ha una copertina secondo me molto natalizia, molto invernale e molto bellina. E è stata appunto una di quelle letture che ho affrontato nel periodo di dicembre, quindi vi lascerò uno dei tanti post in cui ne ho parlato nelle schede qua sotto in descrizione. Come vi dicevo, si tratta di una raccolta di fiabe, edito da Iperborea al prezzo di 16 euro, e io l'ho trovata una lettura molto interessante perché ero molto curiosa di conoscere qualcosa di nuovo, in particolare sulle culture nordiche, e questa raccolta mi ha permesso di conoscere appunto qualcosa in più, le tematiche principali che vengono affrontate nelle fiabe, piuttosto che le figure del mito, quali figure, diciamo, immaginarie o fantastiche vengono prese in considerazione, per quale motivo, le ambientazioni. Mi ha stupito tanto vedere più ambientazioni marine che innevate, quindi anche da questo punto di vista mi ha permesso appunto di approfondire e conoscere qualche cosa che mi era totalmente estraneo. Ovviamente ci sono delle fiabe che mi sono piaciute più di altre, ce ne sono alcune cortissime di 2 o 3 pagine, altre magari un pochettino più lunghe, e ho trovato la morale non sempre ben esplicita e comprensibile, nel senso che le storie spesso sono un po' complicate e macchinose, quindi non è così chiaro dove si voglia arrivare, quale sia l'insegnamento dietro alla fiaba. Sembrano delle storie raccontate solo per raccontare una storia. Magari è solo una mia impressione, magari il fatto che è culturalmente distante da me, quindi non riesco a capirla per questo motivo, però ho avuto questa impressione. È stata comunque nel complesso una lettura veramente molto interessante, mi ha tenuto compagnia per quasi tutto il mese di dicembre, perché leggevo qualche fiaba la sera e mi sembrava proprio di essere tornata indietro nel tempo. È stata una bella esperienza e, come vi dicevo, mi ha permesso comunque di scoprire qualcosa di nuovo. Ho letto poi uno dei fumetti più belli che io abbia mai letto, e non a caso è finito nelle letture top del 2016. È una lettura che mi ha segnato profondamente, a cui ripenso ogni tanto, che mi piace sfogliare perché trovo che visivamente sia uno spettacolo, e penso sia una lettura importante che non posso non consigliare a chiunque, nonostante non sia un fumetto per tutti. Sto parlando di Abibi di Craig Thompson. Questo, come potete vedere, è un mattone, una graphic novel molto grande, conta più di 600 pagine se non sbaglio, ha un prezzo di 35 euro ed è edito da Rizzoli. E come vi dicevo, non è un fumetto per tutti, non solo per il prezzo, perché secondo me li vale assolutamente tutti, ma per le tematiche che affronta, perché a differenza di Blankets secondo me è più difficile rivedersi nella storia e nella protagonista. Però allo stesso tempo penso che tratti delle tematiche universali. La storia parla di una bambina e del suo percorso di crescita e di formazione in una società musulmana, da quando viene venduta in sposa ad un uomo molto più grande di lei a quando diventa effettivamente una donna. Parla principalmente di amore, amore verso un'altra persona, verso un partner, verso un fratello, un figlio, verso se stessi. L'amore viene visto proprio a 360 gradi in tantissime sfaccettature diverse, sia da un punto di vista femminile che maschile. Molto ma molto interessante, ma la cosa che mi ha colpito di più è vedere sviluppato appunto il tema dell'amore, il tema della sessualità, della visione della donna, del corpo anche di una donna in una società musulmana. Per me è stato veramente molto interessante vedere lo sviluppo, il percorso di questa bambina in una società che è culturalmente distante dalla mia e che per alcuni versi neanche conoscevo. Ci sono dei momenti in cui Craig Thompson racconta proprio alcuni aspetti della religione musulmana, piuttosto che della cultura araba in cui appunto vive questa bambina, ragazza.
ho trovato molto interessanti, sia per come vengono inseriti nella storia paragonandoli a volte alla religione cristiana, sia proprio a voler raccontare la storia come se fosse per certi versi una fiaba, un po' per alleggerire quasi il carico pesante di tutte le altre tematiche, perché comunque parlare di sessualità e religione non è sempre facile. I disegni personalmente mi piacciono tantissimo, sono in bianco e nero, sono curati nel minimo dettaglio, c'è veramente tantissima cura in quest'opera, ci sono tantissime tavole che sembrano delle opere d'arte, tutto viene sviluppato in maniera impeccabile, in maniera super dettagliata, e si capisce dove sono andati a finire tutti quegli anni di lavoro che ha impiegato l'autore a creare quest'opera, e si capisce anche il prezzo di questo fumetto. È veramente curatissimo, disegni veramente ricchi di tantissimi dettagli, ancora più che Blankets. Questo è veramente un piccolo capolavoro, io l'ho adorato immensamente. L'espressività di questi personaggi non si limita al viso, agli occhi, ma si diffonde in tutto il corpo. Corpo che è veramente uno dei fulcri, uno dei temi principali di quest'opera, la visione del corpo femminile, di come si vede la protagonista, di come utilizza il suo corpo, come viene visto dagli altri nella sua società e come viene utilizzato in un certo senso dagli altri, oltre che l'amore, la religione, è difficile il rapporto comunque fra due persone, che siano amanti, fratello, sorella o madre e figlio. C'è veramente di tutto in questa graphic novel, mi ha colpito veramente tanto per questo. È molto potente a livello comunicativo, l'ho trovato molto emozionante. Ci sono dei passaggi magari un pochettino tristi, un po' cupi, in cui, anche se è difficile rivedersi nei personaggi, è facile empatizzare con il sentimento che provano, quindi dolore, solitudine, disperazione. L'ho trovato potentissimo. È un fumetto che secondo me, se avete letto Blankets e state cercando qualcosa dello stesso autore, dovete assolutamente leggere. O se state cercando un fumetto che sia una lettura sì impegnativa, però che vi lasci veramente qualche cosa dentro. È uno di quei fumetti. È uno di quei fumetti che ti rimane per sempre addosso, secondo me. Tanto è potente a livello emotivo, comunicativo. Mi ha fatto riflettere tantissimo su tante cose diverse, oltre che farmi scoprire e conoscere qualche cosa di nuovo. Altro fumetto letto, ma completamente diverso, da Bibi, come quando eravamo piccoli, di Jacopo Pagliaga e French Carlomagno. Mi sembra di non avere niente in mano in confronto al mattone di prima. Comunque, questo fumetto è edito da Bao Publishing, fa parte della collana Le città viste dall'alto, e ho fatto un'intera video recensione su questo fumetto che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. In poche parole, questo fumetto secondo me è bellissimo perché parla principalmente di rivalsa. Il protagonista è infatti creatore di una famosissima serie TV americana che torna in Italia perché si è lasciato con la fidanzata con cui stava da diversi anni, che era protagonista di questa serie TV. Pietro, il nostro protagonista, torna quindi dalla sorella e cerca di ricominciare a vivere, di ritrovare la forza di andare avanti dopo questa relazione terminata. L'ho trovato un fumetto veramente molto emozionante, anche se abbastanza delicato, con un messaggio di fondo molto positivo. Secondo me, se siete in un periodo un pochettino buio, un po' giù di morale, in cui siete un po' in dubbio su voi stessi, secondo me è una lettura da fare perché vi darà sicuramente conforto. I disegni, così come i colori, sono molto delicati, a me piacciono particolarmente, me ne ero già innamorata leggendo Aqualung, e in questo caso i colori sono meno accesi, sono più spenti, però mi piacciono comunque. La cosa che mi ha colpito maggiormente è che il fumetto è strutturato un po' come una pellicola cinematografica, come una serie TV, anche per la divisione in capitoli, ma anche semplicemente per l'impostazione delle pagine. Una cosa che mi ha colpito tanto è che è molto in tema con il personaggio principale, ovvero Pietro. Sarà che l'ho letto in un periodo particolarmente triste, un po' sottotono, però è entrato subito nel mio cuore questo fumetto, probabilmente anche perché conoscevo già gli autori e mi piacciono tanto. Alla fine è riuscito anche a commuovermi e
è entrato a far parte dei miei fumetti preferiti di sempre. E mentre la luce ci sta pian piano abbandonando per motivi inspiegabili, continuiamo con le letture. Ho letto un altro libro fine dicembre, primo gennaio, l'ho terminato mi sa il primo gennaio, è un libro che mi è stato regalato per Natale che ero curiosissima di leggere, ovvero I nostri cuori chimici di Crystal Sutherland. Avevo altissime aspettative su questo libro perché me ne parlava tanto una mia amica, ne sentivo parlare benissimo ovunque, è stato paragonato da molti a Colpa delle stelle, Raccontami di un giorno perfetto, libri comunque che mi sono piaciuti, quindi avevo altissime aspettative, sono rimasta profondamente delusa da questo libro. La storia ci viene raccontata dal punto di vista di Henry, un ragazzo liceale che incontra una ragazza un po' particolare, una nuova ragazza della sua scuola che è molto trascurata nel vestirsi, sembra un maschiaccio, zoppica, si muove con l'aiuto di un bastone e vengono chiamati questi due ragazzi a far parte del giornalino della scuola, più precisamente come diciamo capi del giornalino, e quindi entrano in contatto in questo modo ed Harry rimane molto incuriosito dalla ragazza che se non sbaglio si chiama Paige e cerca pian piano di conoscerla perché è una ragazza molto misteriosa che racconta poco di se stessa e soprattutto è appena arrivata, non si sa cosa le sia successo perché zoppica e così via. Mi è piaciuto il personaggio di Harry, l'ho trovato molto simpatico, fresco, spontaneo, genuino, mi è piaciuta la sua passione per la scrittura e lui in effetti a scrivere questa storia, a raccontarci quello che succede, e il suo stile è veramente fresco, giovanile. Verso la fine mi ha dato un tantino noia il fatto che a lui piaccia fare liste per punti. All'inizio era carino, simpatico, dopo un po' mi ha dato un po' noia, mi ha reso la lettura un tantino pesante, però è un fattore mio personale questo. Non mi è piaciuta per niente invece Paige, nonostante io capisca che abbia subito dei traumi, che abbia una situazione familiare, sentimentale, molto difficile, poi nell'età adolescenziale veramente tragedia, però il suo atteggiamento l'ho trovato veramente troppo negativo, troppo distruttivo, ma non solo verso se stessa ma anche verso gli altri e soprattutto verso Henry. La relazione fra Henry e Paige non è per niente sana, è un rapporto malato, altamente distruttivo. Non mi è piaciuto come Henry si lasciasse manipolare da Paige, come non mi è piaciuto che fosse così succube di questa ragazza e che questa lo usasse in maniera secondo me non giusta, non corretta. Mi ha dato particolarmente fastidio e mi ha fatto tantissima rabbia questa cosa. Così come non mi è piaciuto tantissimo il rapporto che hanno questi ragazzi con le relative famiglie. Io capisco ancora che il rapporto con i genitori sia sempre strano e complicato, soprattutto quando si è degli adolescenti. Però non trovo necessario dover per forza creare in tutte le storie un dramma familiare, un teatrino, un... Sono un po' stanca di queste storie un pochettino tutte uguali, perché risulta veramente forzato secondo me. E niente, sarà che semplicemente che io sono stanca di leggere storie di questo tipo, sarà che magari avevo veramente delle aspettative altissime su questo romanzo, fatto sta che purtroppo non mi è piaciuto. Mi sono dimenticata di dirvi che questo libro è edito da Rizzoli, ma non so il prezzo perché ovviamente è stato un regalo di Natale, quindi non mi sono andata a informare più di tanto. Comunque trovate la lista di tutti i libri fumetti che ho citato qua sotto in descrizione con relativo link ad Amazon. E infine, con questa luce bellissima che in realtà non esiste, ho letto un altro fumetto che mi è piaciuto veramente tanto, ovvero Blu di Angela Vianello. Un fumetto abbastanza grande, cartonato, però una lettura abbastanza breve. Si tratta di un primo volume, io speravo fosse una storia autoconclusiva, invece no, è il primo volume di una nuova serie di questa autrice, che è un'autrice italiana. A me piace tantissimo il suo stile di disegno. Di suo ho già letto Eon, i primi tre volumi, e quest'anno speravo uscisse il quarto a Lucca Comics, invece no, è uscito Blu. Però va bene, fa lo stesso. Qualunque cosa lei faccia, io lo leggerò perché mi piace veramente tanto e mi piace poter sostenere un'autrice italiana così talentuosa. Comunque,
Blu edito da Shockdom al prezzo di 15 euro, tenete conto comunque che è un cartonato. Faccio un po' fatica a spiegarvi la storia perché non si sa dove sia ambientata né quando, probabilmente in un ipotetico futuro distopico in cui circola una sorta di batterio, di germe, comunque circola qualcosa nell'aria, quindi le persone sono costrette ad utilizzare una maschera per filtrare appunto l'aria e quindi evitare di essere infettati. La protagonista è una ragazza liceale, Blu, una ragazza che cerca in tutti i modi di passare inosservata, probabilmente perché è timida e riservata, ma che in un modo o nell'altro finirà come bersaglio dei bulli. E inizia a sviluppare pian piano dei sintomi un po' strani, si sente disidratata, sempre bisogno di acqua, iniziano a formarsi delle strane cose sulla sua pelle. Seguiamo quindi le vicende di questa ragazza, di come si dovrà comportare di fronte a questi sintomi, a queste cose che le crescono sul corpo, affrontando tra l'altro la vita quotidiana di un adolescente qualunque. È una storia che mi ha catturato subito dall'inizio perché l'ho trovato molto particolare e pian piano ci sono degli elementi sempre più interessanti, sempre più intriganti nella storia. È un primo volume, quindi getta un po' le basi per la storia che dovrà arrivare. Io spero che l'autrice non pubblichi un volume all'anno come succede poi per Eon, però sono veramente molto ma molto curiosa di continuare questa storia perché secondo me sarà fenomenale. Per quanto riguarda i disegni, cosa ve lo dico a fare, sono non belli, di più. A me piacciono da impazzire e se non sbaglio ha fatto anche un video l'autrice in cui fa vedere come ha costruito il fumetto, quindi ve lo linko nelle schede qua sotto in descrizione, mi raccomando guardatelo perché si capisce realmente l'impegno, il lavoro che c'è dietro a un fumetto del genere che mischia la tecnica digitale all'acquerello. Infatti se riuscite a vedere, i disegni sono molto delicati, però allo stesso tempo ci sono dei colori accesi, quasi fluo, un contrasto secondo me favoloso, veramente veramente molto bello. Se vi capita di sfogliarlo in libreria, in fumetteria, vale veramente la pena, è bellissimo. Queste erano quindi le mie ultime letture. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto anche voi uno dei libri o fumetti che ho citato, qual è stata la vostra impressione. Sono molto curiosa di sentire i vostri pareri, soprattutto riguardo ai nostri cuori chimici, che appunto a me non è piaciuto più di tanto. Spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante io ormai sia completamente buia, e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!